in occasione della Pasqua. Ma non è un aggiornamento normale, ma è uno dei più speciali che abbiano mai fatto per la Pasqua. E ve lo spiegherò pian piano avanti. Cominciamo guardando il centro. Vabbè, come al solito cambiano i colori, mettono i palloncini, lo decorano un pochettino, eccetera eccetera. E soprattutto l'elicottero cambia aspetto. Quello che di solito si trova sopra la stazione di polizia, questa volta non è più un elicottero ma è un uovo. Insomma, questo lo vediamo praticamente ogni anno, però rimane sempre carino. Certo, non capisco perché dovreste guidare un uovo gigante, però insomma sono i poteri della Pasqua. No, la magia della Pasqua, non i poteri, cosa sto dicendo? Ma, come vi ho detto, non è una Pasqua normale quest'anno. No, perché c'è un aggiornamento speciale che si chiama The Hunt. Come potete vedere c'è le freccette che vi porta di qui e c'è questo cartellone che ho scritto The Hunt. Praticamente è un aggiornamento di Roblox che fa partecipare tutti i giochi di Roblox a una mega ricerca collettiva nella collezione di beige in giro. I beige sono, insomma, gli scudetti dei giochi, per esempio questo di Brookhaven è la caccia, prima edizione Brookhaven 2024. E non c'è solo su Brookhaven, letteralmente i giochi sono tantissimi e collezionandoli si potranno avere un sacco di oggetti, ma questo ve lo spiegherò in un video intero su questa cosa, perché penso che sia super speciale, quindi mi raccomando, non perdetevelo. Ma ora andiamo avanti. Come al solito, ogni aggiornamento di Brookhaven Pasqua che si rispetta, aggiungono delle nuove macchine, completamente gratis, semplicemente cercando le uova in giro. E oggi vedremo come prendere le easy e le medium, eccetera 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 eccetera, e le collezioneremo man mano tutte. Ok, cominciamo dalla easy. Ragazzi, questa è facile, insomma di solito non ci vuole un genio, ma vi mostrerò lo stesso i punti dove prendere le uova. Queste al centro sono praticamente una qui sulla piantina, tutte e tre qua nella vasca. Vi ricordo che le dobbiamo prendere esattamente 10, quindi per fin qui è abbastanza semplice. Andiamo poi qui, andiamo poi vicino all'altra piantina, ne abbiamo un altro qua dietro la freccia, un altro qui, e praticamente ce ne mancano solo due. E questa, ovviamente, essendo easy, è la versione più facile della caccia. Perfetto, l'abbiamo completata, abbiamo sbloccato, posso dire, una in realtà delle macchine più carine di tutto l'aggiornamento. Infatti, se prendiamo la macchinina e la mettiamo qui, tadan, abbiamo questa cosa che è super super carina, è un coniglietto macchina. Devo dire che sinceramente, rispetto alle macchine dell'anno scorso di Pasqua, è molto più carina. Anzi no, è veramente bella, mi piace davvero tanto. Possiamo forse pure cambiare di colore, vediamo, mettiamola blu. Sì, molto bello. Wow, mi piace da morire. Ok, do il voto a questa macchina, che secondo me è proprio un 8 e mezzo. Sì, è bella, mi piace, non lo so, mi piace davvero tanto. Ma continuiamo e andiamo alla medium, che ovviamente sarà un po' più difficile della facile, però nulla di super preoccupante. Infatti vi mostro io come al solito le posizioni delle uova. Allora, ne abbiamo una qui nell'erbetta, perfetto, l'abbiamo presa, e un'altra qui dietro. Continuiamo e andiamo verso la piscina, perché ne abbiamo esattamente due, anzi più di due. Una qua sotto lo scivolo e un'altra qui dietro il subway, dove insomma c'è il treno. Andiamo dritto di qui e possiamo vedere che là, verso lì, tranquillo, c'è un bellissimo ovetto verde. Ovviamente cambiano i colori, cioè nella mia partita sono verdi, nelle vostre potrebbero essere qualunque altro colore. E continuiamo a prenderle vicino al motel, poi il Brooks Diner. Ecco, stiamo praticamente facendo un giro completo davanti al cinema, che abbiamo un ovetto giallo e siamo comunque già ad 8. Continuiamo il giro verso il supermercato e troviamo il numero 9. Ok, ci basterà andare dritto, dobbiamo fare praticamente il giro del perimetro un po' più largo. Ecco, abbiamo quella rossa. E continuiamo, guardiamoci anche un po' a sinistra se ne abbiamo altre. Ne abbiamo qui vicino alle querce, il cartello delle querce, l'ospedale. Ok, siamo a 11 con questa 12 e adesso ce ne mancano semplicemente 3. Allora, avviciniamoci qua al daycare e vediamo le ultime 3 uova. 1, 2 e 3. Quindi è abbastanza... ancora qui siamo abbastanza sul facile, cioè non è una cosa super complessissima. Come ultimo, infatti, abbiamo questa qui. Perfetto, abbiamo sbloccato tutti e 15 le uova con una nuova macchina. Eccola qua, abbiamo la nuova macchina, che è questa qui, verde. Tudun! E l'abbiamo effettivamente sbloccata. Devo dire, molto molto carina, più bella di quelle dell'anno scorso. Sembra una smart moderna. Mettiamola sempre di un colore diverso per vedere come rende. Devo dire, caruccia, molto caruccia.
ho notato che aprendo comunque le macchine in generale, ce n'è una nuova che è completamente gratis senza fare nessuna ricerca di uova, che è questa qui, che si sbloccherà, ragazzi, tramite questo evento speciale di The Hunt. Quindi mi raccomando, lasciate like, spammatele, così porto un secondo video parlando del mega aggiornamento che ha fatto Roblox in generale. Ok, qui comincia ad essere veramente difficile. Andiamo alla modalità hard. Ragazzi, seguite bene questi passaggi, perché le uova da cercare qui sono davvero tantissime ed è molto difficile. La prima la notiamo subito, che è sopra la fontana, qui che vuole in mezzo all'acqua. Ne dobbiamo trovare 25, ragazzi, 25. Abbiamo già anche la seconda, che è lì dove c'è il saltarello. Non so come si chiama. Il... ragazzi, ditemi il nome nei commenti, che mi sta sfuggendo in questo momento e mi sento una cretina. Non abbandoniamo comunque la piscina, perché adesso la caccia è molto difficile. E il prossimo uovo dovrebbe essere qua sott'acqua, esattamente. Quindi abbiamo il numero 3. Continuiamo a cercare, ragazzi, sarà una bella fatica. Però, insomma, sbloccare tutte le macchine è un rito, come ogni anno. Qui al play care abbiamo qui un uovo messo nell'angolino e siamo a 4. E guardiamo bene in giro, perché adesso sarà sempre più complicato. Andiamo verso il Brooks Diner, perché secondo me lì dentro ce ne saranno, magari non tutte, ma almeno una io credo che la nasconderei qua, qua dentro. Ok, guarda, ecco, sotto il bancone, perfetto, e siamo a 5. Ce ne mancano 20, la strada ancora è lunga, ma ce la faremo. Avviciniamoci con la scala qui, dove c'è il... la stazione di polizia. E saltando qui sopra abbiamo un altro uovo. Controlliamo il volo qua dentro. No, però sarebbe stato un ottimo nascondiglio per l'extreme. Però noto che dobbiamo riutilizzare la scala per salire lì sopra. Ok, mettiamo l'uovo qua. Ok, se riesco magari a saltare, perfetto. Quindi dobbiamo vedere molto in alto, ragazzi, secondo me. Visto che comunque stiamo andando di qui, proviamo ad andare all'ospedale. All'interno dell'ospedale potremmo andare al piano di sopra per vedere se effettivamente c'è qualche ovetto in giro. Un aggiornamento nuovo, ragazzi, perché si controlla sempre. Perché comunque Wolfpack, il creatore di Brookhaven, aggiorna per la Pasqua, ma aggiunge a volte cose che non dice a nessuno, tipo come alieni improvvisi. Ok, proviamo a scendere di qua. Oh, eccolo dove è l'altro uovo. Bene, la scala vi servirà molto. Ok, avviciniamoci alla scuola, perché in teoria qua c'è il prossimo uovo e sarà molto, molto difficile da raggiungere, ragazzi, perché sarà qua sopra, esatto, dove c'è il canestro. Ora, non so come si può salire. Posso saltare sul canestro stesso? Non lo sapevo questa cosa. È molto interessante per nascondino. Però in realtà ti si vede subito. Vabbè, comunque non è il momento di pensare a nascondino, pensiamo alle uova. Ok, usciamo dalla scuola e proviamo ad andare qui dove c'è il centro postale. Proviamo a guardare tipo all'interno delle scatole. Eh no, 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 è lì. Ciao. E siamo a 10. Ce ne mancano 15. Mi sa che per adesso dobbiamo controllare tipo dentro tutti i negozi. Allora guardiamo dentro la libreria. No, non ci sia nulla qui. Salve, uovo. Eccolo, si vuole nascondere da me il bro, il bro. Allora, forse magari dal dentista c'è qualcosa. Vediamo qui, magari dietro qualche nascondiglio. Ah, eccolo qua, il numero 12, perfetto. Allora, a sto punto cercherei di controllare in tutti i negozi anche di sopra. Tipo, cominciamo dall'inizio così siamo sicuri al 100%. Andiamo tipo qua, ecco, lo sapevo. Ne abbiamo una qua, che è lo Spanchos. Vediamo un attimino se possiamo andare da qualche altra parte, vedere se c'è qualche uovo nascosto qui dentro. Io l'avrei messo qua, però non mi sa di niente. Bene, proviamo ad uscire allora. Andiamo negli altri negozietti che ci sono qua sotto e sopra. Però scusate, mentre stavo cercando di controllare qui dentro, vedo un coso arancione lì sopra. Ora, non mi vorrei sbagliare, ma a me sembra un uovo. Perché non me ne sono accorta prima? Vabbè, comunque, risaliamo lì sopra allora. Però come faccio? Ah, da qui. Da qui io mi metto, salto e prendo l'ultimo uovo. A questo punto guardiamo un po' in alto. Ragazzi, è davvero difficile cercare le uova in alto. Sono a 14, nemmeno a 15 ancora. Avviciniamoci magari verso l'aeroporto e vediamo. Ah, guarda, 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 la vedo subito sull'aeroporto. Lì dove c'è lo scansionatore. Come lo chiamereste? Lo scansionatore? No. Il metal detector. Lo scansionatore forse magari in italiano. Ok, abbiamo preso l'uovo. Secondo voi dentro l'aereo non ce n'è uno? Vediamo, aspetta un attimo. Siamo a 15, siamo a metà praticamente. Ok.
Allora, salve, avete qualche uovo per me? Prima di partire per un viaggio molto lontano? Non mi sembra. Ora, non vorrei sbagliare, cerchiamo anche nella cucina. Cucina? No, niente, niente uova qua. Stanno partendo senza la Pasqua. Allora, secondo me alla scuola ce ne siamo persi tanti, visto che è comunque la struttura più grande. Proviamo ad andare uno nella scuola di... cioè, nella classe di matematica, che ne troviamo uno qua. E andrei a vedere, insomma, nei bagni. Vediamo, ragazzi. Vediamo come sono messi qua dentro i ragazzi. No, qua dentro niente uovo. Andiamo nel bagno delle ragazze. E infatti qualcuno ha fatto una bella... insomma, ha sganciato un uovo dal sedere, proprio. Dopo Pasqua. Però proprio Pasqua è difficile. Dopo Pasqua ci può stare. Ok, il prossimo uovo lo troveremo al cimitero. Sì, insomma, Pasqua e cimitero non sono molto collegate. Ci dovrebbe essere tipo la festa dei morti. Però, in teoria, se noi scendiamo qua nelle tombe chiuse... toh, vedete, ha fatto il suono. Mi ha letteralmente preso l'uovo, semplicemente cadendo dentro. Praticamente dobbiamo cercare in ogni struttura. Quindi andiamo alla Town Hall, che è il municipio, e sicuramente troveremo qualche uova in giro. E il posto dove effettivamente si trova è nella corte di giudizio, ok, dove si fanno un po' leggi, insomma, il tribunale. E qua dove ci sono, insomma, le sedute, c'è l'altro uovo. Siamo a 19, ce ne mancano 6. Ok, si farà sempre più difficile da questo momento. Però seguiamo il flow. Saliamo lì dove c'è il breakfast public, no? Andiamo qui sopra. In teoria qui ci dovrebbe essere un uovo. Perfetto, l'abbiamo qua. Ce ne mancano esattamente 5 e riusciremo finalmente a sbloccare la nostra amata macchinina della versione hard. Sta diventando difficilissimo. Il prossimo, che sono sicura che insomma si trova in quel punto, è dove c'è, insomma, il supermercato. Non qui dentro, non qui fuori, ma esattamente, utilizzando come al solito la nostra scala, boom, sopra il vetro del parcheggio. Ora, non sapete che non mi ero mai accorto che ci fosse un vetro qui prima della caccia alle uova? Cioè, boh, ok, non so cosa serve, però va bene. Bene, adesso dobbiamo andare all'autoshop, qui incastrato nell'angolo, nascosto fra il sollevatore di macchine e la parete. Abbiamo un altro uovo. Vedete, sta diventando molto più veloce alla fine. Ce ne mancano solamente 3 e adesso diventeranno un po' più complesse, ma ci riusciremo. Infatti direi di controllare per bene al cinema e soprattutto nel tetto. Dobbiamo stare molto molto attenti, perché dove si nascondono praticamente le uova. Ok, vedete? Eccola qui. Abbiamo vicino al film Breaking Point, dove c'è comunque il Brookhaven Race, il prossimo uovo. Ce ne mancano 2. 2 ultime uova per sbloccare le macchine. Adesso avviciniamoci al motel, perché sono le ultime 2 uova. E so dove sono le posizioni. In tutto ciò spero che la macchina sia abbastanza carina da meritarsi tutto questo tempo per cercare tutte queste uova. Andiamo al motel, e qui dove c'è effettivamente, insomma, il ripostiglio del motel, se ci guardiamo un po' in alto, qua c'è un uovo incastrato sopra la porta. Mi sto confondendo, ho detto un uovo incastrato sopra le uova. Ormai sono completamente fusa dopo aver cercato tutte queste uova, ma anche prima lo ero. Ce ne manca solamente una, e potrebbe essere ovunque su Brookhaven, ma per fortuna sulla posizione. Infatti ci dobbiamo recare letteralmente dall'altra parte della mappa, dove c'è Brookhaven School. Dobbiamo andare qui a sinistra, dove c'è, insomma, la stazione dei treni. Ok, qua sotto nella subway. Allora, in teoria dovrebbe essere qui, se non sbaglio, ok? Sì, e dovete andare praticamente alla stazione dove c'è il disegno della rondine. Adesso cercarlo sarà un po' complesso. Proviamo a vedere dentro. Eccolo qua. Abbiamo ufficialmente l'ultimo uovo della versione hard. Abbiamo fatto easy, medium e hard, e abbiamo finalmente sbloccato il veicolo. Adesso fatemi azzerare, così vado velocemente al centro. E mi sembra parecchio uguale a quello della versione facile. Io spero di no, perché insomma non ne varrebbe la pena tutta questa ricerca incredibile per, insomma, una macchina completamente uguale. Allora, ricordiamoci che questa è la macchina della versione facile, questa è il medium, e abbiamo la versione hard, che è questa viola. Oh mio Dio, ok, no, ne vale la pena, è gigante, è anche un pulsante sopra. Allora, parte che è molto molto grande, tutta LED all'interno, ok, e cambia con la macchina effettivamente questa blu, questa cosa. Guardate quanto è grande in confronto. Ha un pochettino lo stile diverso, e in più ho visto che ha un pulsante sopra la testa. Oh, ok, ok, molto molto figo, posso ricliccarlo? Ah no, ha solo 2 funzioni. Una dove le attiva e hai le uova intorno, e una disattivata. Sai che ti dico? No, ok, ne valsa la pena, è molto molto bella come macchina. Voglio vedere un attimino gli altri colori. Perfetto, tipo blu
o tipo giallo. E vediamo quanto è veloce. Allora, il massimo della versione gratis sarà sicuramente tipo 70. Quindi vediamo che possibilità ha questa macchina di andare veloce. Vediamo. Beh ragazzi, è molto veloce. È molto molto veloce, quindi forse conviene veramente sbloccare questo tipo di macchina, anche per avere dei veicoli più veloci e grandi gratis, ragazzi, perché vi ricordo che questo non è, insomma, un pack premium dove si comprano le macchine, ma è letteralmente una caccia al tesoro dove vi regalano le macchine. Detto ciò, abbiamo fatto easy, medium e hard. Lasciate like perché voglio fare una seconda parte per la versione più difficile, che è l'extreme. Ragazzi, vi posso assicurare che è quasi impossibile, quindi ci vuole un video completamente dedicato. E vi raccomando, lasciate like anche per The Hunt, che è completamente un'altra caccia a parte. Detto ciò, ci vediamo al prossimo video. Un bacione e ci vediamo all'extreme.